chiedete nel nome di Gesù Cristo. Sono queste le intenzioni che Gesù rivolge ai discepoli, di essere in profonda comunione con la volontà di Dio, così da chiedere a Dio Padre, nel nome di Cristo, ciò che risuona nel loro cuore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Due le frasi che mi colpiscono: chiedete quel che volete e affinché la vostra gioia sia piena. Ma come capire cosa io voglia? Dio può concedere qualcosa che sia per me un male? Per capire occorre passare da quel chiedere nel suo nome. Non è una formula magica il nome di Gesù Cristo. Chiedere nel suo nome vuol dire imitare Gesù, vivere la sua parola, offrire se stessi per amore. È nell'amore con cui Gesù ci ha amati che troviamo la pienezza della gioia. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. Ma quando Cristo ci ha parlato poi apertamente di Dio Padre? Gesù non si riferisce ad un discorso, ma parla della sua morte in croce. Sulla croce cosa vediamo chiaramente? Gesù dona se stesso per amore. Non c'è vendetta, ma perdono. Cristo accetta fino in fondo di seguire la volontà di Dio. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. L'amore non è da pensare qui come un sentimento. L'amore per Dio e in Dio è toccabile, tangibile in un certo senso. È un legame dissolubile solo per volontà nostra, ma eterno vincolo sponsale da parte di Dio. Dio non può tutto, non può smettere di amarti, cercarti. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Cristo torna al Padre, lontano dai sensi, ma nel punto più vicino ad ogni uomo. Ritagliati qualche minuto di silenzio. Mettiti oggi in dialogo con Dio. Lasciati amare da Lui. Togli il freno alle tue paure. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica il commento trovando il link in descrizione. Grazie e a domani.